si è chiusa la prima edizione dell'Innovation for Sustainability Summit, il nuovo evento internazionale organizzato dallo European Institute of Innovation for Sustainability in collaborazione con Business International Fiera Milano, che ha visto la partecipazione di 1.500 persone tra aziende, giovani ed esperti istituzionali. Due giorni di laboratori pratici e un'area espositiva di 3.000 metri quadri nell'esclusiva cornice di Palazzo Taverna, in cui alcune delle più grandi aziende italiane hanno presentato le loro soluzioni tecnologiche orientate alla sostenibilità, con l'obiettivo di stimolare un'interpretazione innovativa dei problemi legati al difficile rapporto tra risorse naturali e produzione industriale. Siamo davvero orgogliosi di questa prima edizione, alla luce dell'ampia partecipazione e delle molteplici idee emerse dal mondo produttivo, ha dichiarato Carlo Alberto Pratesi, presidente di ACE, aggiungendo: idee che abbiamo messo a disposizione di un vasto pubblico al fine di generare un nuovo approccio creativo nei confronti della sostenibilità e dell'innovazione. Il summit ha dimostrato una volta di più che non può esserci crescita sostenibile senza un concreto confronto tra aziende e istituzioni, ha commentato Andrea Geremica, direttore generale di ACE. In questi due giorni abbiamo parlato di soluzioni e condiviso obiettivi comuni, creando un patrimonio di conoscenze che continueremo a mettere a disposizione di private aziende attraverso le nostre iniziative, che vedono sempre al centro la questione ambientale e le nuove sfide sociali.